Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Come di consueto torno a mostrarvi alcune delle cose che utilizzo spesso nei miei arrangiamenti. In questo caso e in questa occasione ci troviamo ad analizzare la libreria Vintage Vault 2 di Uvi. Ci siamo già occupati di Uvi in passato analizzando alcuni dei loro prodotti punta, come ad esempio Sparkverb o Falcon, che troviamo in altri video all'interno del mio canale. Quindi per chi volesse approfondire questi altri tipi di prodotti vi rimando ai video già fatti in passato. Come amo sempre dire, Uvi e i prodotti Uvi sono l'unica alternativa valida e professionale a Kontakt in questo momento, grazie all'introduzione di librerie di eccellente fattura e sound. Vintage Vault 2, come dice la parola stessa, è una cassaforte di sonorità vintage veramente degna di nota, con emulazioni e campionamenti dei più famosi sintetizzatori analogici e digitali che ci hanno accompagnato dagli anni 70 fino agli anni 90. Troviamo infatti di tutto e, come sentiremo nelle prossime demo, avremo a disposizione un arsenale di sintetizzatori che non ci fanno rimpiangere le varie librerie e synth che abbiamo già analizzato anche in altri video. Gli arrangiatori moderni non possono fare a meno di questa libreria, che in combinazione con quelle offerte da Arturia ad esempio rappresenta la miglior scelta di suoni disponibile sul mercato, in grado di farci lavorare tranquillamente in ogni settore musicale, dal sound design al pop, all'EDM, rap, rock e movie soundtracks. Il pacchetto non è certo economico, costa quanto una DAW, ma alla fine dei conti copre il 90% delle esigenze di ogni arrangiatore, grazie al fatto che non solo i sintetizzatori sono stati splendidamente campionati, ma anche e soprattutto tutte le batterie elettroniche synth più famose e performanti di sempre, dalla 808 fino ad arrivare alle sconosciute Tamstar di K55, fino a coprire anche i nuovi sintetizzatori appena usciti sul mercato, come la Drum Brute e il Matrix Brute. C'è di tutto, ma proprio di tutto, per un totale di 116 GB di suoni, 51 strumenti in totale, 111 drum machines, che esploriamo all'interno dell'interfaccia di Falcon, come vediamo in questo caso, che ricordo è facoltativo. Possiamo infatti utilizzare anche il motore free messo a disposizione da Uvi e scaricabile dal loro sito. Apriamo un'interfaccia nuova per analizzare uno per uno tutte le librerie messe a disposizione da Vintage Vault 2. Ci troviamo sempre all'interno di Studio One, apriamo una nuovissima sessione di Falcon, eccola qui, e come vediamo all'interno dell'interfaccia possiamo caricare una o più librerie che abbiamo qui a disposizione nel lato destro, un po' come avviene anche in Kontakt. La prima che ci viene da analizzare è la Beat Anthology 2. All'interno di questa libreria troviamo infatti tutte le batterie digitali, analizziamole, che possono essere utilizzate velocemente all'interno dei nostri arrangiamenti. In questo caso possiamo scegliere tra le 51 batterie messe a disposizione dalla nostra amatissima 808, ad esempio. Come vediamo, verrà poi suddivisa all'interno della tastiera in maniera da poter avere anche combinazioni con più batterie all'interno dello stesso pattern, un sistema utilissimo per poter combinare le varie batterie synth all'interno dello stesso patch. Possiamo o caricare la libreria direttamente dal menu interno, in questo modo avremo la possibilità di lavorare velocemente sui vari kit e sulle varie parti che a noi interessano, ad esempio lavorare soltanto sulla cassa e cominciare ad editarla come se stessimo all'interno dell'originale. In questo modo possiamo creare i nostri pattern o programmarli velocemente all'interno di Studio One con il sistema di programmazione drag and drop. Proseguiamo l'esplorazione, dalla 808 passiamo ad esempio alle librerie più sconosciute, come ad esempio appunto la Tamstar Acoustic, oppure anche tornare sui classici o passare sulle batterie digitali, come ad esempio il Dr. Rhythm o la Lin 9000. Questo per quanto riguarda Beat Anthology. Vi ricordo che ogni synth, in questo caso Beat Anthology, ma anche poi come vedremo anche negli altri, ha la possibilità di essere editato nella sua patch originale oppure nella sezione di edit o effetti che possono essere aggiunti all'interno del sintetizzatore. Effetti derivati appunto dalla tecnologia di Uvi, come abbiamo già visto anche ad esempio in Sparkverb. Abbiamo oltre a questo la possibilità di inserire dei mods all'interno del sintetizzatore per creare degli effetti particolari
di sequencing, li vedremo in altri patch. Possiamo ovviamente caricare anche una quantità di loop derivati da questo tipo di batterie elettroniche ed aggiungerle ai nostri arrangiamenti. Nella parte sinistra, dove abbiamo la Parts, possiamo scegliere il canale MIDI da assegnare alla parte, l'uscita da 1 a 17 dell'interfaccia di Falcon, quindi all'interno dell'interfaccia possiamo caricare una notevole quantità di suoni, più la possibilità di utilizzare ben 17 uscite separate stereo. Questo ci consente anche poi di creare una super macro, per esempio, dei nostri suoni o delle nostre batterie preferite per salvarla poi direttamente come multi, lo stesso che avviene all'interno di Kontakt. L'unica differenza è che Falcon è molto più leggero, flessibile e veloce. Passiamo ora da Beatbox Anthology 2 al CSM, ossia l'emulazione del CS80 della Yamaha. Con questo sintetizzatore ho programmato tutta la sequenza di Blade Runner, che poi andremo anche ad analizzare nei prossimi tutorial. Vi faccio sentire un assaggio. Vedremo poi nei prossimi tutorial come scriverlo e come arrangiarlo nel migliore dei modi. Tutti i suoni che state ascoltando derivano esclusivamente da UVI Vintage Vault 2. Sempre all'interno del CS80 troviamo ovviamente le varie patch a disposizione, la possibilità di caricare delle multi o salvare le nostre patch preferite. Tutte le interfacce dei synth che andremo ad esplorare hanno più o meno le stesse caratteristiche di programmazione. Questo ci permette di passare da un sintetizzatore all'altro senza impazzire nella ricerca dei parametri. Possiamo infatti, ad esempio, editare le voci del sintetizzatore o una voce sommaria, il pitch, la sezione di amplificazione, drive, la sezione di stereo spread, i filtri, low pass filter, high pass filter da scegliere, il cutoff, il VCF, il mod wheel, gli effetti. Questa interfaccia la ritroveremo anche in altri sintetizzatori. Cambiano ovviamente i suoni ed alcuni piccoli parametri. Come vi dicevo, andando nella sezione Edit, possiamo editare gli effetti applicati al nostro sintetizzatore e ovviamente nella sezione Mods ora troviamo anche la possibilità di scegliere i filtri di inviluppo e la durata degli stessi. Questo sarà molto utile in alcuni punti della programmazione del sintetizzatore. Dopo aver analizzato il CS80, passiamo alla sezione Cameo, che racchiude, vi ricordo, tutti i sintetizzatori della serie Casio che furono messi in commercio, per cui troveremo il CZ1, il CZ101, il CZ1000, il CZ2003S, CZ3000 e il CZ5000. Questi possono essere caricati ovviamente dal menu di accesso ai preset, cliccando e draggando semplicemente il nostro nuovo preset. Come vediamo, troviamo sempre le sezioni di Amplitude, Filtro, Mod Wheel, Pitch, lo stereo Spread e altri tipi di sezioni che possono essere manipolate sempre dalla stessa interfaccia. Gli oscillatori A, B e A più B, la forma d'onda da scegliere e ovviamente la sezione Effetti, che può essere attivata e spenta come negli altri sintetizzatori. Per cui, una volta capito il funzionamento di uno dei singoli sintetizzatori all'interno della libreria Vintage Vault 2, possiamo utilizzare velocemente e semplicemente tutti quelli presenti nella libreria. Per muoverci all'interno delle patch possiamo o scegliere il menu che troviamo qui in alto, diviso appunto in Brass, Bass, Effetti, Keyboard, Lead, Pad, come già avviene anche in altre librerie più moderne, oppure muoverci direttamente dalle frecce e poter ascoltare pian piano tutte le variazioni dei nostri sintetizzatori. Possiamo passare quindi nella sezione CX o muoverci nella sezione CZ in maniera molto rapida. Dopodiché sarà semplice passare alla scelta dei patch, sempre all'interno del sintetizzatore scegliere i vari presets. Possiamo ovviamente crearne di nostri e salvarli all'interno di una cartella dedicata. Nel mio caso ho creato una cartella chiamata UVJGR Preset, dove salvo tutti i preset dei sintetizzatori che sto utilizzando. Una delle parti più interessanti è sicuramente il campionamento della sezione Firelight, come ad esempio possiamo trovare qui, che verrà chiamata in questo caso Dark Light e che ci permette di caricare le patch
e i suoni del classico Firelight della CMI. Tutti i campionamenti sono stati eseguiti in maniera perfetta, troviamo sempre gli stessi parametri degli altri sintetizzatori, in questo caso gli effetti li abbiamo qua di lato, e possiamo scegliere i suoni campionati dal Firelight nella sezione delle patch. In questo caso possiamo passare da una patch all'altra cliccando qui all'interno, oppure ritrascinando una delle patch direttamente nella finestra di caricamento. La sezione Page B racchiude all'interno un sequencer con i loop separati. Qui c'è il loop completo sul Do 3, oppure le parti separate nei tasti blu che troviamo qui al lato. La sezione invece Page U contiene delle sequenze complete create per il Firelight. In questo caso possiamo muoverci tra i preset presenti all'interno dell'interfaccia. O agire sul sequencer, per cui modificare alcune parti. Forse il miglior emulatore di Firelight che abbia provato in questo momento. Arriviamo così alla sezione Digital SynthStation 2, che racchiude all'interno i campionamenti dei famosissimi Ensoniq Fizmo, il Kawai K5000S o il Roland JD800. Vediamo quelli del Fizmo, ad esempio i pads. Anche in questo caso possiamo muoverci nei preset spostando la freccina, oppure scegliere direttamente le voci qui all'interno. Come vedete, i parametri possono essere caricati velocemente e la CPU non subisce uno stress eccessivo, segno di una programmazione eccellente del motore audio. Passiamo al JD800, ascoltiamo alcuni lead. Spostiamoci sempre con le frecce. Devastante. Ascoltiamo alcuni pad del JD800. Storici, che troviamo in tantissimi arrangiamenti pop anni 80 e 90. Oppure lavorare direttamente sul nostro Kawai 5000. Passiamo poi al Digital SynthStation 1, quindi la prima release di questa libreria, che invece contiene i campionamenti della Yamaha SY77, del bellissimo e famosissimo M1 della Korg e il PPG Wave. Anche in questo caso possiamo caricare i nostri preset direttamente dalle patch. Questo è l'M1, famosissimo coro dell'M1. Oppure andare direttamente sulla SY77, una delle tastiere più iconiche degli anni 90, famosi keys e ovviamente i pad sintetici. Carichiamo qualche suono anche del nostro PPG. L'orchestra, la Dark Orchestra. Troviamo ovviamente tutti questi suoni all'interno delle colonne sonore e nei brani degli anni 80 e 90. Seguono poi la sezione Drumulation e Emulation 1 e 2, che ovviamente rappresentano il campionamento dei suoni che negli anni 80 hanno reso famoso l'EMU Emulator 1 e 2. Questi sono i suoni che fanno realmente parte di tantissime composizioni, da Vangelis fino ad arrivare al pop più classico e alla dance. L'emulator è stato uno dei primi campionatori, lavorava con dei floppy disk che contenevano i campioni all'interno.
Non sono campioni come li troveremmo ora all'interno delle librerie, ma hanno un suono assolutamente caratteristico che li rendono unici nel tempo, come ad esempio i timpani che troviamo spesso negli arrangiamenti del pop anni 80, ma famosi anche appunto gli strings, ad esempio, anche in questo caso l'interfaccia è simile alle altre, abbiamo appunto la sezione di amplitude, di filtro, lo stereo spread, i mod wheel, gli effetti attivabili e quindi miscelabili poi all'interno del suono e un beat crusher per il sound design. Tutto il resto viene aggiunto nelle sezioni effetti, eventi e mods. L'emulator One ovviamente si modifica nell'interfaccia per richiamare più facilmente quello fine anni 70. Energy è invece l'emulazione di un famosissimo sintetizzatore degli anni 80, dell'82 in questo caso, che si chiamava Synergy. Troviamo degli eccellenti campioni di sequencer. Già pronti per poter essere utilizzati all'interno degli arrangiamenti. FMX1, come suggerisce il nome stesso, racchiude all'interno una vasta gamma di suoni derivanti dalla sintesi FM Yamaha, famosissima negli anni 80, come ad esempio la DX7, la DX e tutta la serie derivante da questo tipo di sintetizzatore. Ascoltiamo qualche sample. Ovviamente alcune delle caratteristiche non erano presenti all'interno di questi sintetizzatori, ma sono state aggiunte come a tutti gli altri grazie alle tecnologie di UVI, come ad esempio appunto i mods, gli effetti. Segue la libreria di Falcon che abbiamo già analizzato all'interno di un altro tutorial per arrivare poi al Chroma. Il Chroma rappresenta l'emulazione, campionamento del famosissimo ARP. Quindi troviamo tutta una serie di suoni derivati da questo tipo di sintetizzatore. Molto anni 80. Sentiamo qualche altro samples. Nella sezione Mellow troviamo ovviamente i campionamenti del Mellotron, famosissimo flauto e oboe che troviamo nei brani più famosi del rock, come ad esempio Stairway to Heaven, o nei brani dei Beatles. Abbiamo appunto i flauti, gli strings, i cori ed altri 12 campionamenti. La OB Legacy fa parte di quella sezione estremamente interessante per quanto riguarda i campionamenti. Sono quindi sintetizzatori che normalmente non troviamo nelle altre librerie, in questo caso tutti i sintetizzatori della serie Oberheim, come ad esempio il Matrix 12, il Matrix 6 e tutta la famiglia dei derivati, come ad esempio l'M6 ed altri. I preset in questo caso sono caricabili all'interno. Dell'interfaccia stessa, quindi abbiamo la serie Animated dove troviamo appunto degli arpeggiatori. Eccetera, eccetera. Questi sono veramente dei must to have. La serie Apollo invece richiama il Polymoog. In questo caso è un Moog prototipo che è stato campionato soltanto ed esclusivamente per le librerie UVI, per cui non lo troveremo in alcun'altra libreria in nessuna forma.
Perfetto per fare musica house o French house, e che richiama in maniera totale i suoni utilizzati dai Daft Punk. Syntox invece rappresenta ovviamente l'emulazione del Syntex. Troviamo le patch sempre qui in basso, arpeggiatori, o i suoni singoli, appunto, dai bassi, dai bells fino ai brass, classicissimi. Come vediamo, l'interfaccia più o meno rimane simile. Troviamo i comandi spostati, ma abbiamo sempre l'amplificatore, il filtro, gli effetti attivabili, il mod wheel, la possibilità di entrare nella sezione di step sequencer o l'arpeggiatore. Arriviamo così a Beast. Rappresenta il tentativo di un nuovo sintetizzatore che mischia al suo interno le caratteristiche dei synth FM visti sopra, della sezione Firelight e ovviamente della sezione Beatbox Anthology. In questo modo abbiamo una sorta di digital synclavier molto convincente, con dei suoni abbastanza unici. A cui è stato aggiunto un beatcrusher selezionabile. Che lavora anche sul drive o sulle frequenze. Molto interessante. L'U1250 richiama invece il famoso K250, utilizzatissimo da Stevie Wonder e creato dal fondatore della ARP. Anche in questo caso abbiamo a disposizione dei suoni abbastanza particolari, difficilmente rintracciabili in altre librerie. Per cui piani digitali, percussions, guitar and bass, orchestra pads, come ad esempio il Bowet piano, cloud voices, o alcune classiche atmosfere anni 80. Passiamo velocemente allo Strings Machine, che in realtà rappresenta una raccolta di tutti i sintetizzatori che si sono occupati più o meno di archi, quindi di emulazione degli archi. Troviamo infatti all'interno una vastissima serie di patch derivanti ad esempio dalle macchine Echo. Sicuramente un archivio interessante per quanto riguarda questo genere di sintesi, utile nei momenti di sound design, si sposa perfettamente con i nuovi arrangiamenti per movie soundtracks. Passiamo alla sezione UVS 3002, che rappresenta l'emulazione del famosissimo Korg PS 3002, uno dei primi sintetizzatori programmabili, estremamente interessante, soprattutto per la parte dei sequencer. Anche in questo caso le patch possono essere switchate velocemente e i filtri e i parametri rimangono somiglianti agli altri sintetizzatori. Forse uno dei synth più aggressivi che io ricordi nella sezione vintage.
lavora con due oscillatori separati, mentre i parametri rimangono, come vediamo, molto simili a quelli che abbiamo già visto all'interno degli altri sintetizzatori. In questo caso abbiamo un chorus e un phaser che spesso non troviamo negli altri. Arriviamo così al UVX10P, che rappresenta il Roland JX10 o Super JX. Andiamo subito ad ascoltare i suoni arpeggiati. Quanto di più anni 80 non sia mai stato realizzato. Come vediamo, le patch possono essere caricate molto velocemente. Il Classic Pad della Roland. Classico suono JX. Rimaniamo sempre in ambito Roland, ma questa volta ci muoviamo sul JX3P, uno dei primi. Anche questo con caratteristiche uniche che spesso non ritroviamo campionato in altre librerie. Vedremo poi come utilizzarli tutti quanti all'interno dei miei arrangiamenti e come sia possibile ricreare le colonne sonore anni 80 in maniera rapida e semplice. L'UVX80 rappresenta invece il famoso Akai AX80. In questo caso le patch sono caricabili dall'interfaccia stessa. I parametri sono editabili sempre dalla stessa interfaccia e rappresentano sempre gli stessi parametri che troviamo all'interno, come vi dicevo, di tutti i sintetizzatori. La sezione Ultra Mini farà felici gli amanti del Moog. Ecco infatti la rappresentazione del classico Mini Moog. È una delle librerie un po' più pesanti che richiede più tempo per il caricamento. Troviamo ovviamente tutti i parametri del nostro Mini Moog e il suo classicissimo suono. Eccellentemente ricreato. Anche in questo caso troviamo gli altri parametri editabili, oltre all'aggiunta di uno step sequencer che il Mini Moog non possiede di fabbrica. In questo caso possiamo accedere anche al Polymoog, oppure qualora il nostro computer o sequenze non riuscisse a lavorare bene con questa mole di processing, possiamo caricare i preset in versione LE molto più leggeri. Altri arpeggiatori. Ci vuole un po' di tempo per esplorarle tutte quante, ma vi assicuro che ne vale la pena. Una volta selezionate e analizzate tutte le patch di tutti i sintetizzatori, siamo in grado di coprire una vastità enorme di arrangiamenti. Andiamo ad esplorare il Vector Pro, che in questo caso rappresenta la perfetta emulazione del Prophet 5. Proprio nel mio arrangiamento di Blade Runner l'ho utilizzato tantissimo per gli archi e i brass. Uno dei miei preferiti in assoluto. Non può assolutamente mancare nei nuovi tipi di arrangiamenti. Arriviamo infine alla sezione Wave Runner, che, come dice la parola stessa, non c'entra nulla con Blade Runner, ma rappresenta tutta una serie di campionamenti dei sintetizzatori Wavetable, come appunto ad esempio il PPG Wave e tutte le sue incarnazioni. Troviamo infatti il 2.0 e il 2.3 che non ci fanno rimpiangere assolutamente la macchina originale.
In questo caso le patch vanno gestite dalla sezione a freccine qui al lato, dalla sezione Parts, anche le nuovissime macchine, come ad esempio il classico PPG. Spero di avervi coinvolto in questa avventura UVI. Farò altri video tutorial sul come utilizzare tutti questi suoni all'interno dei nostri arrangiamenti o nella realizzazione di famosissime colonne sonore, come vediamo in questo caso. Sto utilizzando tutto il set UVI per ricostruire il tema di Blade Runner di Vangelis. Utilizzeremo sempre il nostro Studio One Pro 4, che in questo momento sta suonando ben 33 istanze di Falcon con all'interno i diversi sintetizzatori, per un totale circa di quasi 200 sintetizzatori che stanno suonando in via MIDI, lasciando la CPU in una situazione di stress abbastanza agevole. Spero che questa lezione recensione vi sia stata utile e vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!